Ciao, sei dello Scorpione, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi accadrà nella settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere e l'Ascendente e vi consiglio di vederli tutti perché vi possono dare un quadro più completo di quello che accadrà. In particolare si dice che l'Ascendente sia quello più accurato. Se siete dei cross watchers, ossia non siete del segno dello Scorpione, ma guardate questo video perché vi interessa una persona dello Scorpione e sentite che io parlo di voi anziché dell'altra persona, prendete come risuona perché io vedo le energie che ruotano intorno al segno zodiacale, per cui può accadere che i ruoli siano invertiti. Che cos'è che succederà al segno dello Scorpione dal 29 giugno al 5 luglio 2020? Fondo del mazzo c'è la carta della regina di bastoni. Se si tratta di voi, significa che questa settimana vi sentirete molto attraenti, passionali, entrerete nel vostro potere, vi sentirete sicuri di voi. Se invece non si tratta di voi, potrebbe essere l'energia della persona con la quale avete a che fare, specialmente se è un segno di fuoco, Ariete, Leone o Sagittario. Come energia generale c'è la carta del folle, quindi c'è la volontà di azzerare una situazione, di ripartire da zero, andare verso un nuovo inizio, lanciarsi completamente verso un qualcosa di nuovo. Volete che ci sia un cambiamento. E questo può riguardare una relazione, se vi siete lasciati con qualcuno, avete voglia di conoscere altra gente. Oppure potrebbe essere che se abbiate ancora un interesse verso la persona del passato, vogliate ritornare dalla persona del passato. Altrimenti, se si tratta di lavoro, potrebbe indicare che volete iniziare una nuova attività, un nuovo progetto, volete lanciarvi in qualcosa, insomma, questo è il senso. Come energia del presente c'è la carta del 2 di coppe, quindi c'è una connessione che è molto importante con una persona, c'è un'importante relazione. Per alcuni si può trattare di amore, per altri si può trattare anche di un altro tipo di rapporto, però quello che vedo è che c'è un forte legame tra di voi, c'è anche una sorta di telepatia. Si può trattare di un'anima gemella o fiamma gemella per alcuni. Come carta della sfida c'è la carta del giudizio, quindi c'è la volontà di prendere una decisione che riguarda questa relazione. Potrebbe anche indicare per alcuni di voi che c'è la volontà di far risorgere questo tipo di rapporto, specialmente se c'è stata una chiusura, perché la carta del giudizio, che tra l'altro indica proprio il segno dello Scorpione, molte volte se ne indicare proprio la resuscitazione dei morti, il far tornare delle cose dal passato. Quindi potrebbe accadere che voi vogliate appunto far rinascere questo rapporto laddove ci sia stata una chiusura. Alla base di tutto c'è la carta del Cavaliere di Bastoni, quindi questo vuol dire che voi potreste essere mossi da una forte impulsività, da una forte passione, anche da una determinazione che deriva dal seguire il vostro istinto, dal seguire le vostre passioni. Vi volete muovere, lo volete fare praticamente alla svelta. E questo Cavaliere di Bastoni, se non si tratta di voi, potrebbe indicare che avete avuto a che fare con un'energia che è molto impulsiva, un'energia che è molto veloce, a volte inconsistente, perché il Cavaliere di Bastoni è una persona che entra ed esce dalla vita degli altri, è una persona che facilmente si distrae con altro, con tutto ciò che praticamente cattura la sua attenzione. Quindi potreste avere avuto a che fare con questo tipo di energia o potreste avere a che fare con questo tipo di energia durante questa settimana se qualcuno verrà verso di voi con grande slancio e con grande passione. In testa alla lettura c'è la carta della Pavessa, quindi questo vuol dire che voi state cercando di seguire la vostra intuizione quando farete delle scelte, quando prenderete delle decisioni. Inoltre potreste anche pensare di non esporre quello che volete fare, di non rivelarlo, di tenerlo per voi, di tenere dei segreti. Nel recente passato c'è la carta del 10 di coppe, questo parla di amore, di contentezza, di felicità, di rapporti armoniosi con altre persone, con la vostra famiglia oppure con un partner, insomma indica un'energia che è molto positiva. Nel prossimo futuro c'è la carta della 10 di bastoni, quindi un'altra volta un 10. E questo 10 di bastoni sta ad indicare che ci sarà una situazione che diventerà pesante, perché ve la trascinerete
e ci sarà il bisogno di rilasciare questo peso. Il vostro approccio è la carta della forza, quindi state cercando di essere forti, di essere coraggiosi, determinati, di guardare in avanti. Potreste anche mostrare il vostro lato forte a qualcuno, nel senso che volete far vedere di essere capaci di fare qualcosa e non avete paura di mostrarlo. Come carta dei fattori esterni c'è la carta del 6 di bastoni, quindi questo significa che potreste avere a che fare con una persona che ama essere al centro dell'attenzione, ama ricevere complimenti, ammirazione da parte degli altri, una persona che si vuole sentire vincente. Se non si tratta di un'altra persona, significa che ci sono delle circostanze esterne che parlano di vittoria, parlano di successo per voi. Come carta delle speranze o delle paure c'è la carta della luna. Questo vuol dire che voi potreste avere paura dell'ignoto, potreste avere paura di ciò di cui voi non avete conoscenza, vorreste avere tutto sotto controllo. Potreste anche temere la confusione oppure potenziali inganni da parte delle persone. Come carta del risultato c'è la carta del fante di spade. Questo sta ad indicare che potreste avere bisogno di raccogliere delle informazioni riguardo una persona o riguardo una situazione. Avete bisogno di capire di più, proprio perché forse non vi fidate, quindi tendete ad osservare da lontano, tendete a spiare o a controllare in alcuni casi, proprio perché avete bisogno di sapere che cos'è che succede. Potreste avere a che fare con una persona che non si rivela e potrebbe indicare appunto la carta della papessa in questo caso qui. Cioè magari non si tratta di voi che vi nascondete, potrebbe essere l'altra persona o anche entrambi. Però quello che vedo è che potreste avere delle difese alte ad osservare gli altri da lontano. Andiamo a chiarire la carta del 10 di bastoni, perché c'è la carta del 10 di bastoni per il segno dello scorpione. Perché c'è la carta del 10 di bastoni per il segno dello scorpione. Allora, c'è la carta della regina di spade, la carta dell'otto di bastoni, la carta del fante di spade e la carta della temperanza. La carta dell'otto di bastoni insieme alla carta della regina di spade sta ad indicare che ci sarà una comunicazione chiara, nel senso che le cose verranno dette in maniera molto molto diretta. E non necessariamente questo ha a che fare con l'amore, si può trattare di un altro tipo di rapporto, si può trattare di una comunicazione che voi farete oppure che riceverete e ci sarà il bisogno di raccogliere delle informazioni al riguardo, di studiare il tutto. Alcuni di voi potrebbero letteralmente prepararsi nel parlare, prepararsi nel comunicare qualcosa, nello studiare la giusta strategia per fare un discorso, per fare una comunicazione, per parlare a qualcuno di qualcosa. Ovviamente i casi possono essere diversi e state cercando, insieme alla carta della temperanza, di trovare il giusto modo di parlare, la giusta diplomazia nell'utilizzo delle vostre parole. Se non si tratta di voi, si tratta dell'energia della persona con la quale avete a che fare. Come i segni zodiacali, oltre al segno dello scorpione, ci sono il segno del cancro dei pesci, tutti i segni d'aria, acquario, gemelli e bilancia, e tutti i segni di fuoco, ariete, leone e sagittario. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno dello scorpione. Non avere resistenze, devi agire. Le opinioni degli altri non ti definiscono. Quindi cercate di non lasciarvi del tutto condizionare da quello che vi verrà detto, perché gli unici che possono definire veramente se stessi siete voi e non gli altri. Quindi non lasciatevi assolutamente influenzare da quello che gli altri pensano, perché quella è una percezione che loro hanno di voi, non è la verità. E non dovete avere resistenza verso qualcosa, dovete agire forse per rilasciare questo peso. Fatemi sapere se è risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!